Simon? Sì? Sì, ti volevo chiedere che facce fai quando giochi ai tuoi videogames preferiti? Ma che domanda è, Giorgia? Non lo voglio sapere, tu non ti preoccupare, è che sto seguendo un corso teatrale avanzato sulla mimica facciale, certo, no? Certo. E allora mi interessava proprio capire e scoprire che facce facciamo mentre giochiamo ai nostri videogames preferiti. È carino, no? No, i brividi, guarda. Ecco, sì, allora che faccia fai? Ma non lo so, non mi guardo quando gioco. Guarda, ti aiuto io. In realtà tu fai così. Sì. Bellissima questa espressione, ma comunque ho capito dove vuoi arrivare, perché anch'io ho la tua faccia mentre giochi, sì? La vuoi vedere così? Sì. Ce la faccio, è troppo difficile! Perfetto, era quello che volevo sapere, anche perché in realtà vorrei chiedere ai nostri amici da casa che faccia fanno quando giocano a Metal Gear Rising Revengeance. La nostra è questa. Comunque Giorgia, ottimo, perché nella top 5 di questa settimana parleremo appunto di Metal Gear Rising Revengeance, l'ultimo capolavoro di Platinum Games. Ecco a voi i 5 punti di forza del gioco. Cosa succede quando la saga di Metal Gear Solid incontra l'estro creativo di Platinum Games? Ne esce un action game esagerato e molto tecnico, capace di rivaleggiare a testa alta con i mostri sacri del genere. Stiamo parlando ovviamente di Metal Gear Rising Revengeance, uscito da qualche settimana e già ai vertici delle classifiche di gradimento degli appassionati del genere e della serie. Nella top 5 di questa settimana vediamo quali sono le ragioni di questo solidissimo successo. Oltre alla trama principale, nel corso del gioco è possibile sbloccare alcune missioni VR. Si tratta di protocolli d'addestramento a realtà virtuale che possono essere giocati in maniera totalmente indipendente rispetto all'avventura. A queste missioni si accede anche dal menu iniziale e gli obiettivi da portare a termine sono i più disparati: perfezionarsi nelle logiche d'attacco, nell'uso delle armi secondarie o nella mobilità è indispensabile per vincere questa sfida nella sfida. La katana non è l'unica arma che Raiden porta con sé. Battendo i nemici principali, il nostro ninja può sbloccare nuovi strumenti d'attacco per vivacizzare il proprio parco mosse già esageratissimo. Un bastone che si trasforma all'occorrenza in fionda è la prima arma che si recupera, a cui si affiancano poi i sai elettrici e una coppia di lame gigantesche dall'impatto devastante. L'ultima arma che si sblocca completando l'avventura è una spada con una carica esplosiva nella fondina per estrazioni rapidissime, semplicemente geniale. È possibile attivare la modalità Precision Cut, caricando le batterie della propria lama. Il tempo si rallenta e la visuale si avvicina al modello del protagonista, mentre il giocatore, grazie alla leva analogica, ha la possibilità di controllare con estrema precisione i fendenti della spada. È possibile così tagliare elementi dello scenario, ma anche smembrare meticolosamente i propri nemici, magari alla ricerca dei microchip installati nelle loro braccia. Brutale, ma con classe. Uno degli aspetti più riusciti della produzione è rappresentato dagli scontri con i boss. Revengeance in questi momenti alza la posta e si spinge oltre ogni limite in termini di assurdità, complessità delle routine d'attacco, dimensioni. L'incontro con Mistral, l'avvenente ninja dalle mille mani cibernetiche, è solo il preludio ad una serie di boss fight epiche e spettacolari che restano impresse nella mente del giocatore. Anche se le redini del progetto sono tenute saldamente da Platinum Games, la visione creativa di Kojima si fa sentire a più riprese. Il suo gusto per la teatralità, l'adorazione per i samurai movie e i film western e soprattutto l'intreccio narrativo focalizzato su tematiche etiche e politiche sono i tratti distintivi di un'avventura che vi terrà incollati allo schermo. Anche se il gameplay non è quello classico della saga per la profondità psicologica dei personaggi e per il taglio di certe situazioni, bisogna riconoscere che Revengeance è un vero e proprio Metal Gear.